Buonasera, e come ho detto altre volte, parlare dopo Francesco non è facilissimo, quindi abbiate un attimo di pazienza, perché dire, la sua facondia, la sua capacità di raccontare, il suo umorismo rendono abbastanza difficile intervenire dopo, però perché no? Va benissimo così. Non ho esperienze di questo tipo, nel senso che ho un'età leggermente diversa e che poi forse, ed è questo anche che tutti colgono, sono un bolognese atipico, almeno tutti me lo dicono. Ma tu sei bolognese? Dico sì, ma non c'hai l'accento, ma sei bolognese sì, ma ti piacciono i tortellini? No, ma sei bolognese sì, ma ti piacciono le lasagne? No. E non so come dire, non mi intendo di gastronomia, secondo me i piatti bolognesi sono bucatini alla matriciana, la coda alla vaccinara, l'agnello scottalito, i rigatoni alla pagliata, poi non so se mi sbaglio, ditemelo. Però sento molto forte questa identità, ma non, diciamo così, non in questi elementi, non saprei come dire, contingenti. Allora, per esempio, come dire, le osterie, certamente, io ho vissuto tempo delle osterie, con un tempo molto bello, però attenzione, era anche un tempo di case aperte e di strade invase. Ho vissuto questo periodo delle osterie perché secondo me contribuivano a far crescere in un modo abbastanza naturale, e se non, mi permetto, violentemente naturale, una sorta di collettività. È vero che il vino aiuta, ma non è solo quello, non è solo quello. Il vero è che, come dire, la capacità di costruire dei rapporti relazionali che non abbiano una gerarchia, questo è importante, è molto importante e costruisce qualche cosa. Allora, davanti a una di queste, più grande naturalmente, più grande naturalmente, queste gerarchie cadono e questo contribuisce a costruire una sorta di collettività, di progettualità, insomma, qualcosa che hai, che puoi avere in comune. L'osteria delle Lame, io vi posso parlare un po' di questo, vi posso parlare un po' di questo perché, dico, non ero un... Sì, ero un frequentatore assiduo, ma non le ho vissute con questa sapienza culturale, le ho vissute più da consumatore e da prestidigiatore della mia quotidianità. Allora, le dame erano questa cosa di cui parlava Francesco, gestita, semi gestita da lui. Quelle sono state un grande colpo di culo per me, nel senso che, il sabato sera dopo lo spettacolo, diciamo così, organizzato, se mi sbaglio correggimi, verso mezzanotte il palco era libero, cioè, quindi chi voleva saliva. Io sono andato un sabato con la chitarra e Francesco aveva pubblicato da poco il disco Radici, che andava molto bene, mi pare, e che credo sia stato uno dei primi che ha avuto un riscontro anche, diciamo così, commerciale, insomma, economico, e c'erano i suoi dirigenti della casa discografica, della EMI. Quindi io ho fatto queste cinque canzoncine da solo con la mia chitarrina, provate a immaginare lo squallore. Da solo con la chitarra sul mio palchettino, ma sono queste cinque canzoni. Immediatamente dopo mi hanno chiamato prospettandomi un contratto.
perché lo dico? Non perché sia stato importante per me, certo che è stato importante, ma perché che cosa vuol dire? Vuol dire che erano dei luoghi in un certo senso extraterritoriali, delle terre di nessuno, in cui poteva succedere di tutto, in cui non c'erano regole rigidissime, regole imposte, regole straordinariamente rispettande o rispettabili. Poteva succedere di tutto, come dire, qualcosa si mescolava, no? Qualcosa si mescolava in queste osterie, ed è questo che mi è piaciuto molto. Nelle osterie di fuori porta, nelle osterie di dentro porta, come la grande Osteria del Sole, il vicolo Ranocchi, aperta quando cazzo vogliono, e come dire, qui non si mangia nulla, però ci si può portare appunto il cartoccino. Si può portare il cartoccino e, come dire, c'è ancora questo, io non voglio assolutamente fare una laudatio tempo si acti, non voglio fare, non ho nessuna nostalgia del tempo passato, non la voglio avere, non la voglio suscitare in voi assolutamente, però certamente ci sono delle immagini di Bologna che secondo me oggi vanno pensate, ripensate, perché ci hanno dato qualche cosa. Io sono cresciuto a Bologna, sono stato molto bene a Bologna, ho apprezzato molto questa città che mi ha cresciuto con tanto amore. E ricordo, per esempio, da dove viene anche, per esempio, la mia attenzione alla politica? Da Bologna. Quando io, non so, 16-17 anni andavo in Piazza Maggiore, che cosa vedevo? C'erano le elezioni, dei tabelloni allora elettrici, tipo quelli delle stazioni, no? Che davano dei risultati, non posso dire in tempo reale, naturalmente, cioè con un po' di ritardo, e c'erano dei capannelli di vecchi, di vecchietti che discutevano, e volevano sapere che cosa sarebbe successo. Voi sapete come sono i vecchi. I vecchi litigano in modo molto violento e dopo 3 minuti si sono già dimenticati e ridono, si abbracciano e scherzano, eccetera. Questa ve la devo raccontare, è una battuta vera, sentita, fra due di questi vecchi. Stai zitto tu, che bevi sempre. L'altro che risponde: è vero, bevo per dimenticare. Riprende l'altro: ma cosa devi dimenticare? Il fatto che bevo.